o anche il famoso condominio di Concezzola, sono tutti palazzi che lasciano un attimo il tempo che trovano, però ci sono intanto dei decorativi di un certo quale interesse, o degli esterni o come ad esempio il Palazzo di Giustizia degli interni, dove naturalmente uno solitamente non entra perché se ci entra non è un buon segno. Appena dopo il Consolato c'è lo Scala Romana. Lo Scala Romana, quando ne parlai più di 20 anni fa, dissi che gli scali ferroviari nelle città erano non tanto una grande opportunità di costruire come sembra che fosse per chiunque, ma erano un grandissimo vantaggio perché erano mediamente alberati, verdi, aperti, e quindi erano polmoni verdi della nostra città. Adesso c'è stato qualche tempo in precedenza, c'è qualche tentativo tuttora di riutilizzare queste aree e farne anche dei parchi o comunque delle aree verdi. C'è stato un periodo in cui invece ogni area che non era costruita era un buco da riempire di casa, e lo sappiamo bene, ed è così che abbiamo perso molte cascine e moltissimi campi. Lo Scala Romana contiene al suo interno anche questi capannoni, dove però notate una cosa curiosa che ho trovato molti anni fa, che c'è tuttora, e quella è la fontana. È una fontana che adesso non c'è l'acqua, ma è una fontana. Perché comunque sia, anche se era un ambiente di lavoro, anche se era un ambiente ferroviario, quindi frequentato proprio da poche persone, quindi non è senza clienti, okay, c'era questa idea che gli ambienti lavorativi non dovevano essere degli orrori, dovevano essere comunque un po' attrattivi, no? Quindi non era una schiavizzazione della persona, ma era il costruire un ambiente alternativo rispetto a... Naturalmente questo già comunque risale a un periodo posteriore rispetto all'epoca degli industriali dominati come Fresche che andavano a costruire villaggi come Caspidata, è ovvio che qui siamo molto di sotto. Però il concetto era non è soltanto un luogo di lavoro, è un luogo dove comunque si vive. E sarebbe il caso forse di ripescare questa vecchia e saggia massima anche ai luoghi di lavoro di oggi, dove invece purtroppo molto spesso sembra soltanto che si sia lì a lavorare con se stessi e si perdono le opportunità di avere rapporti interpersonali molto validi. Oggi di questo scalo rimangono i partiti, questi due binari che sono quelli della cintura sud, dove passa la linea S9 dalla Erato e Salotto. Si parla tanto di dover riutilizzare questo spazio per fare dei progetti. Francamente ho visto i progetti chiesti agli studenti del Politecnico e mi sono preoccupato seriamente, perché si andava da uno che come progetto faceva tutto parco a uno che faceva tutte e due i 13 piani. Non mi sembra che si siano sforzati molto con la fantasia, se questi sono gli architetti che ci aspettano, non c'è da preoccuparsi. Vedremo cosa verrà fuori, abbiamo ancora 20 anni davanti, perché questi sono sempre processi lunghi. Sarebbe bello magari se qualcuno pensasse di fare una vera partecipazione chiedendo ai studenti e agli abitanti anche che cosa vorrebbero lì. Perché insomma alla fine la programmazione urbanistica di una città non è che si fa da